milioni di italiani che sono vegetariani, come sopravviveranno alle abbuffate pasquali? Tra poco vi faremo vedere come si prepara un pranzo di Pasqua vegano. Oggi ne parliamo con Giorgio Apostoli, responsabile allevamenti di Coldiretti, con Laura Serpilli dell'Osservatorio Asso Vegan e con il nostro Gigi Padovani, giornalista enogastronomico, mentre Veronica prepara i suoi piatti. Allora, Padovani, comincio da te. Cosa ci suggerisce di portare in tavola la tradizione? Beh, avete visto questo bel cartello? Ogni regione ha le sue tradizioni. Io dal Piemonte arrivo, ci sono i cantegliov, che vuol dire cantare le uova. Quindi si va per cascine e le uova, simbolo di resurrezione, di vita, sono sempre presenti. Tu sei siciliano, c'è la Pasqua di Cassati, no? Come dice, senza la cassata non c'è Pasqua. Senza la cassata non c'è Pasqua. E ce n'è tante di queste tradizioni. E ce n'è tante. Rivediamola, Andrea Dorigo, il nostro regista, quella cartina con i piatti tipici delle regioni del territorio. Ciaramicola, per esempio, è una bella tradizione di Gubbio, Perugia, e per esempio le ragazze lo davano ai loro fidanzati, quindi era una di queste tradizioni veramente non solo pasquale, ma anche diciamo amorevole. Ma perché si mangia a Pasqua l'agnello? Perché si mangiano le uova? Allora, ci sono alcune tradizioni. Sì. L'agnello parte, se vogliamo, addirittura dall'Antico Testamento, perché era diciamo l'animale più puro, più piccolo che avevano a disposizione quelli che dovevano fare un sacrificio, ancora quello di Isacco e Abramo, parliamo di questo. Poi da rito pagano o comunque dell'Antico Testamento è diventato anche rito cristiano. Le uova ovviamente è momento di resurrezione, di vita, perché rappresenta la vita. Abbiamo visto il casatiello di Veronica, c'è sempre un uovo, in quasi tutti i piatti c'è un uovo che cuoce, si apre ed diventa poi quello che si consuma. Allora, abbiamo visto uova, tanta carne, Serpilli. Chi è vegetariano a Pasqua cosa fa? Si chiude in casa e non mangia, digiuna, cosa succede? Beh, innanzitutto per ciò che concerne il discorso tradizione, va detto che l'Italia è foriero di tradizioni da un punto di vista della cucina vegetale, per cui non si rinuncia assolutamente a nulla. Sì. In secondo luogo, tradizione porta con sé un significato di movimento, non ci si arrocca attorno a quello che fino adesso è sempre stata la norma, infatti è possibile rivisitare moltissime delle ricette cosiddette tradizionali in chiave 100% vegetale senza nessun problema. Senza nessun problema, molto interessante. E effettivamente, a proposito del consumo di agnello, bisogna dire che diminuisce anno dopo anno mentre aumenta il numero di vegani e vegetariani. Nel 2018 sono stati mangiati quasi 2,5 milioni di agnelli, 5.000 tonnellate di carne ovina, meno 10% rispetto all'anno precedente. Vogliamo invece vedere i numeri che riguardano i vegani e i vegetariani. In totale è il 7,3% della popolazione, non sono pochi. Vegetariani il 5,4%, vegani l'1,9%. Vogliamo ricordare che differenza c'è tra un vegano e un vegetariano, Serpilli? Certo, allora innanzitutto va detto che questi dati, fonte Eurispes, immagino, sono leggermente sottostimati rispetto alla reale portata del fenomeno. Noi come Osservatorio Vegan OK, dall'ultima indagine che abbiamo fatto, abbiamo rilevato un 2,6% di popolazione che si definisce vegana. La differenza con il vegetariano, se parliamo di regime alimentare, un vegetariano include uova e prodotti lattiero-caseari, mentre un vegano li esclude. Ma non è tutto, perché comunque si tratta di una scelta che fa propria un'idea non specista, per cui di fatto si rifiuta totalmente la strumentalizzazione dell'animale in ogni settore. In ogni settore. Esiste una terza categoria della quale vale la pena parlare, che è chi decide di cibarsi a livello vegetale, per cui non è vegano, non segue quella filosofia, ma si ciba solamente di prodotti vegetali, per cui può farlo non per una scelta propria, ma per una motivazione di salute. Motivazione. Chi fa una scelta vegana, perché la fa? Vediamo. Per ragioni di salute, il 30%, perché è una filosofia di vita, il 25%, una scelta etica, oppure in minima parte, ma c'è anche questo, per tutelare l'ambiente. Perché, Apostoli, molti pensano che latte, uova, agnelli inquinano l'ambiente e fanno male alla salute? Per quale motivo? Guardi, innanzitutto, per fortuna nostra, non è proprio così, dal momento che
Abbiamo visto anche nel 2018, l'anno appena trascorso, che c'è stato un aumento del consumo della carne rossa del 2%, della carne bianca del 3%. Sì. C'è un aumento anche del consumo del formaggio, quello DOP, che è la cosa più importante che abbiamo in Italia. Metà del latte italiano va a fare le DOP. Quindi, come dire, noi siamo interessatissimi a questi DOP che stanno aumentando in Italia e all'estero. Sì. E diciamo che il trono, lo scettro, diciamo, di prodotto che ha avuto maggiormente aumento di produzione è l'uovo. L'uovo nel 2018 ha aumentato il consumo del 14%. Quindi, come dire, abbiamo dati che sono incontrovertibili. Quindi risulta che sono italiane, tra l'altro, queste uova italiane. Diciamo di sì, sono italiane perché è l'unico prodotto che abbiamo il 100% di produzione nazionale. Il resto ne abbiamo la metà circa, quindi ne importiamo la metà. Dica. Però, mi scusi, rispondendo appunto alla sua domanda, rispetto al discorso ambientale, effettivamente ci sono degli studi molto precisi. L'ultimo, per esempio, è stato pubblicato dall'ISPRA, che ha fatto uno studio sul particolato primario e secondario e ha effettivamente verificato che la prima causa di inquinamento è effettivamente l'allevamento. Questo senza Parlando di allevamenti intensivi americani, non italiani. Allora, perché attenzione a non distinguere. Cioè, in America ci sono delle distese dove... Bisogna leggerle bene le carte, altrimenti no. Il problema è che tipo di allevamento c'è, giusto? Noi siamo una casa di vetro, apostoli. Qui, siccome non abbiamo segreti, possiamo... Tutte le posizioni le facciamo sentire, non è che prendiamo posizioni. C'è una signora che non la pensa come lei, giustamente è qui per rispondere, è il nostro gradito ospite. Quindi io l'ho invitata perché proprio lei possa rispondere alla signora, che ha una filosofia di vita diversa dalla sua. La rispettiamo, così come rispettiamo tutto. Allora, questo gran numero di vegetariani e vegani, perché c'è? Lei non li vuole vedere, ma ci sono. Sta trasformando anche la cultura enogastronomica in Italia. No, ma sì, ha ragione la signorina, nel senso che diciamo un'attenzione all'ambiente, credo che è l'ultima motivazione. Io invece penserei che forse da una certa parte sia quella più giusta, oltre alla scelta etica, ovviamente. E quindi sì, c'è una trasformazione, però io posso dire una cosa: la carbonara vegana o il würstel vegano o il formaggio vegano non lo voglio vedere. Voglio vedere la caponata, il piatto di spaghetti col pomodoro, voglio vedere la pizza, la farinata, la pasta e i fagioli. Tutti i piatti, ha ragione quello che diceva prima Laura, che sono italiani e vegani o vegetariani. Ha ragione, però la carbonara vegana, cioè, non chiamatela carbonara, con tutto il rispetto per chi la vuole fare. Ci sono le leggi che tutelano a livello di milk sounding e meat sounding, ci sono già le leggi, nel rispetto di quelle ovviamente si può decidere di chiamare un piatto anche carbonara vegana. E questo cambiamento, apostoli, senza che si arrabbia, incide sul consumo di carne di agnello oppure no? No, allora, diciamo che c'è una maggior consapevolezza dei consumatori italiani, questo è innegabile, rispetto ai temi della sostenibilità, del benessere, e addirittura nostre indagini, fatte però dall'ICSE, quindi non da noi direttamente, ci dicono che gli italiani sarebbero disposti anche, almeno 2 su 3, a pagare un po' di più, diciamo, prodotto derivante da allevamenti, diciamo così, sostenibili. Noi stiamo facendo un mare di progetti con le più grandi imprese italiane, sia di trasformazione ma anche di ristorazione, per dare proprio senso a questa sostenibilità. Io le dico una cosa, sostenibilità animale, sostenibilità ambientale, e su questo noi ci lavoriamo, stiamo lavorando alla cremente, ma sostenibilità dell'allevatore. Perché se l'allevatore non riceve il giusto compenso dei propri lavori, dei propri animali, del proprio latte, delle proprie uova, l'allevatore chiude, e quando chiude l'allevatore chiude mezza Italia, perché provate a immaginarvi la Sardegna senza i 15.000 allevamenti. Certo. Cioè, cosa sarebbe? Solo costa come e solo turismo? Ad Apostoli? Allora, per quanto riguarda il discorso della sostenibilità, il discorso della sostenibilità va affrontato su parametri differenti, per cui oltre a quella ambientale deve esserci una sostenibilità anche etica, e questa purtroppo non è garantita né dall'allevamento intensivo, ma nemmeno da quello estensivo. Per quanto invece riguarda il discorso del problema legato all'attività dell'allevatore,
Noi come osservatorio abbiamo monitorato diverse case history interessanti. Abbiamo visto per esempio un'azienda americana che fino a pochi anni fa produceva latte vaccino, a fronte del calo dei consumi del latte hanno deciso di convertire il 100% della loro produzione e ora sono usciti a marzo del 2018 con una linea 100% plant-based. Ovviamente plant base, lo dico per chi non parla inglese, significa base di piante, no? Esattamente. La soluzione è convertire. Ovviamente Apostoli non ridisce alla parola plant based, perché insomma dice: ma come, noi siamo i rappresentanti degli allevatori, dice, andiamo tutti a casa. Però capisco il discorso di convertire, perché questo sistema alimentare non è sostenibile. Secondo loro non è sostenibile. Apostoli vuole replicare. Replico dicendo questo. Sì. Tutti gli allevamenti italiani, sì, più della metà è situato in zone difficili del paese, dalle Alpi agli Appennini centrali, certo, le isole. Quindi senza questi allevamenti, io dico, non ci sarebbe neanche tutela dell'ambiente. Questo dovete mettervelo in testa, non ci sarebbe tutela dell'ambiente, perché è un sistema fatto di prati, di pascoli, di foraggi, di uomini che lavorano in aree difficili. Quindi questo dovete mettervelo in testa, non c'è una soluzione diversa dell'attività di allevamento in certe aree del paese. Però l'eutrofizzazione, l'acidificazione del suolo, il consumo dell'acqua sono conseguenze dell'allevamento. Vabbè, su questo dovremmo fare una trasmissione a parte, mi sa, perché adesso vi